attimo, scusa. Pronto? Sono Pericle! Pericle Caruso! Uiii! Pericle, come stai? Quasi scordate me! Allora, come stai? Ma sta bene, non c'è mai. Ma si chiamano più gli amici, eh? Scusami, non mi sono fatto sentire più perché avevo molto da fare. Che stai facendo? No, adesso sto la carica un coppo di tavola. A pistola? E giocattolo di Giacomino. Comunque no, adesso mi sto riposando, tutto a posto. Torno presto, non ti preoccupare. Oh, ma vieni in Francia, sì. Come non vengo in Francia? Per la causa. Sì, settimana prossima, giusto? Il 19, non ti sbagliare. No, non ti preoccupare. Per una sensibilità su ragazzi, mi fa una tenerezza che ne hai dovuto vedere. E tappato il microfono? No, no, che è difettoso. State facendo i commenti? Ma commenti, non ti preoccupare. Vorrei stare là con te. Ma piacerebbe assai. Pure io. Pure a te, veramente. Non sai che cosa darei per averti qua con me, sì. Allora, ma com'è? C'è gente. E alzati in piedi. Ma sono alzato. Non ti sei alzato? No. Com'è sensibile sto ragazzo, capite che non mi sono alzato, eh? Ecco qua, mi sono alzato, va bene? E tappato il microfono? Pericolo, un bel dimbrimbi, Allora, sei nella direzione giusta, guarda di fronte a te. Dove? Lo vedi il ciringhito? Il meringhito? O capanna, sulla passerella. Il baretto. Ciringhito. Oltrepassalo con lo sguardo. Chi si sta sbracciando? Passeggia. Il film A ruota libera uscì nelle sale venerdì 15 dicembre del 2000 e incassò 209 milioni di lire. E voi mi direte, beh, è una bella cifra. Sì, ma pensate che questo film non andò su tutto il territorio nazionale quel weekend. No, no, solamente a Napoli. Era in anteprima solamente per Napoli. Pensate quanta gente si è riversata nei cinema per andare a vedere questa pellicola. Si racconta che, beh, in un cinema del centro arrivarono più di 600 persone che, beh, non potendo entrare, bloccarono un po' il traffico lì fuori, insomma si fecero a spintoni per andare a vedere il film, accadde di tutto, il traffico si bloccò, pensate che storia, e tutto questo per andare a vedere un loro idolo che comunque piace tantissimo anche agli italiani. Scusi, faccio io, buongiorno, sarà capito niente, allora, guarda qua, buongiorno, Je n'ai pas compris. Ha capito. Allora, io e mia cugina, cioè noi, savoir, l'idirisse. Scusi, parlo io. Scusi perché è una farlocca. Lei manda buon. Parlo d'accordo. Io. D'accordo. Signorina. No, signorina, lei. Signorina, state attenta. Signorina. Je n'ai pas compris. Noi veniamo con questa mia a dirvi tutto attaccato. Una parola, sì. Che il giovane si deve prendere una laurea. Una laurea. E deve tenere la testa al posto suo, cioè sul collo. Ecco. E cioè, scusi se sono pochi, ma 700.000 lire. Ecco, 700.000 lire. Specie che quest'anno che c'è stato la moria delle vacche. Punto e virgola. Ma sì, abbondiamo, facciamo vedere che abbondiamo. Ma siamo tirati. Ma non era così. Ma io pure l'ho visto 100 volte. Ma era tutto che abbondiamo alla fine. Nel cast di A ruota libera è presente anche Sabrina Ferilli. L'attrice ha dichiarato che per lei sul set non fu semplice improvvisare come improvvisavano tutti gli altri. Lei si era imparata il copione a memoria, ma loro improvvisavano così tanto che non era semplice stargli dietro. Beh, Salemme rispose che loro in realtà non improvvisavano, ma aggiustavano il copione in corso d'opera. Bisogna però dire una cosa, che entrare in un gruppo, in una premiata ditta, tra virgolette, come quella di Salemme, Bucci Rossi e Casagrande, persone che collaborano da anni, hanno una loro armonia, una loro sintonia, non è semplice, no? C'è un'amalgama, un'alchimia nella quale è difficile entrarci, no? Bisogna comunque lavorarci un po' per appunto entrare in sintonia.